Bene, bentrovati. Allora, ricominciamo e apriamo di nuovo i lavori di questa conferenza CyberSec 2023. Dopo una mattinata ricca di interventi, proposte, questo è il bello di una conferenza, proporre ai decisori anche nuove idee, in questo caso sono delle idee che arrivano dagli esperti del settore. Iniziamo allora i lavori di questo pomeriggio ed invito con molto piacere sul palco Claudio Contini, amministratore delegato e presidente di Digital Platforms, un gruppo interamente italiano. Il titolo del suo intervento è Trasformazione digitale e sicurezza sostenibile. Prego. Buongiorno a tutti. Capisco che la ripresa è complicata. Il titolo del mio intervento che mi sono dato è Trasformazione digitale e sicurezza sostenibile. Ho pensato di proporvi nel mio piccolo una chiave di lettura peculiare, un frammento di tutte le realtà che abbiamo esaminato questa mattina e quindi ho pensato di vedere il mondo dal punto di vista dell'industrial IoT. Giusto quasi per scherzo, qui trovate un articolo dell'Economist del 2014, quindi non tantissimo tempo fa. In questo articolo qua si raccontava l'emergenza dell'Internet of Things, quindi nel 2014 qualcuno si interrogava sul fatto che capacità elaborativa distribuita dentro le infrastrutture di rete avrebbe permesso di mettere embedded computers, quindi calcolatori, dentro le piattaforme, dentro le infrastrutture di rete. Ed era una cosa buona, ma densa di incognite e di rischi associati alla vulnerabilità e si richiedeva nel 2014 di inserire nuovi standard. Nel 2020, ricorderete, qualcuno l'ha citato stamattina senza citarne nome, ci fu il famoso scandalo del tentativo di avvelenare un impianto idrico in Ohio e nel 2020 c'erano 112.000 impianti connessi in rete, sistemi di controllo industriale connessi in rete e 70.000 utilities idriche negli Stati Uniti che stavano lavorando per introdurre questa trasformazione digitale con una grande variabilità in termini di approcci e di comprensione del rischio. E in quel periodo lì si cominciò a ragionare anche sulla vulnerabilità come dire, geopolitiche, cioè della possibilità di stati sovrani di intervenire dentro queste infrastrutture. Questo per dire che la conoscenza, l'attenzione, la sensibilità sulla messa in sicurezza delle infrastrutture non data a tanto tempo fa. Oggi ci sono tante stime diverse, il mondo dell'industrial IoT è difficilmente misurabile perché sono sfumati i perimetri. C'è chi dice che valga 200 miliardi, milioni di euro, c'è chi dice che ne valga 400. Sono due i fatti però incontrovertibili. Cresce in modo significativo, cresce del 20% all'anno ed è fatto da un mix peculiare di hardware, software, servizi e cyber. Cyber 3%. Ora, magari è difficile definire esattamente quanto pesa la cyber rispetto al software, quanta parte è protezione del firmware, ma certamente un dato salta all'occhio. Metà di quel valore è in qualche modo a vario titolo riconducibile all'hardware. L'hardware, quindi le tecnologie di elettronica industriale che mettiamo dentro le infrastrutture, hanno due simpatiche caratteristiche. La prima è che sono distribuite su territori molto ampi, quindi difficilmente sostituibili. La seconda è che hanno un ciclo di vita molto lungo, può arrivare anche a più di 10 anni, diciamo 5 anni. Noi siamo seduti su 1 miliardo di tecnologie obsolete e pensate prima del 2020, quindi assolutamente vulnerabili, by design direi. Il modo in cui veniva approcciato il mondo dell'industrial Internet of Things era all'epoca, agli inizi, agli albori, un mondo molto tradizionale, c'erano sostanzialmente dei gateway che controllavano, facevano comando e controllo. Il mondo che vediamo oggi è un mondo molto più sofisticato perché alle infrastrutture basiche di comando e controllo si sono aggiunti gli strati di cloud computing, si ragiona di edge computing, si parla di big data analytics, di come usare le informazioni e siamo qua, si parla di cyber security e adesso si parla di intelligenza artificiale applicata alla cyber security e alla gestione dei dati generati da queste infrastrutture, come dire, informatizzate. Quindi un mondo che parte da un approccio, come si diceva una volta, bricks and mortars, molto semplice. Si è evoluto in modo molto sofisticato, ma sta accelerando.
questo è McKinsey, credo, che evidenzia quali sono le direttrici di sviluppo tecnologico da qui in avanti. Ne cito alcune: l'industrialized machine learning, la immersive reality technologies, trust architectures and digital identity, insomma roba sofisticata che richiede quindi un'ulteriore accelerazione in termini di competenze e di trasformazione, ripeto, in un mondo che per trasformarsi ci ha bisogno di qualche anno. Quindi questo pone a tutti noi, credo, una sfida molto importante nell'accelerare il più possibile questa trasformazione che, per i motivi che ho detto, è strutturalmente, come dire, fa resistenza. Volevo quindi concentrare il resto del mio intervento su due aspetti peculiari, quello legato alle operation e legato alla tecnologia. Se parliamo di operation e tecnologia, vorrei porre l'attenzione su tre fattori che secondo me sono critici, no? Quello delle capacità, quello di saper realizzare queste trasformazioni in campo, quello delle competenze e quello dei componenti, quindi delle materie prime. Per quanto riguarda le capacità, le peculiarità delle infrastrutture di cui parliamo è che, appunto, essendo distribuite sul territorio, molto capillari, spesso legate alla connettività, c'è un tema di volumetrie, cioè di realizzazione di opere civili, dei permessi e delle autorizzazioni e degli interventi per l'installazione di collaudi. Ecco, questi fattori qua secondo me non sono triviali, perché con la forte spinta che c'è per realizzare contemporaneamente tanti interventi di trasformazione, ecco, questa è una risorsa scarsa del nostro sistema che frena la trasformazione, la velocità della trasformazione. Il secondo aspetto è quello delle competenze, ne abbiamo parlato anche stamattina, vi ricordate, 2 anni fa i data scientist, oggi i cyber esperti, ora gli esperti di intelligenza artificiale, grande competizione e concorrenza. Io faccio fatica a trovare firmwareisti, cioè per intervenire sul firmware degli oggetti IoT la mia azienda ha bisogno di firmwareisti, di gente che scrive righe di codice su oggetti esistenti nel passato, roba che stava in campo 5 anni fa. Questa è un'altra delle risorse critiche che ci mancano per essere competitivi. Infine, il tema non abbastanza citato dei componenti, delle materie prime. Si parla di terre rare, abbiamo parlato di chip, c'è il tema dell'approvvigionamento di questi componenti elementari. Volevo solo rappresentarvi che questo oggetto qua, questo semiconduttore, l'ho chiesto nel 2023 a febbraio, me lo daranno nel 2025. Sembra un'esagerazione, questo me lo danno nel 2028. Quindi c'è un tema oggettivamente critico di velocità di sviluppo di nuovi prodotti sulla base delle difficoltà di reperimento dei componenti critici. Quindi questi tre fattori insieme ci dicono che la trasformazione digitale delle infrastrutture, affinché possano essere messe in sicurezza, richiede approcci diversificati per ovviare a queste caratteristiche strutturali. E un tema che secondo me è rilevante è quello relativo, appunto, al funzionamento degli apparati che sono oggi messi in rete, che presentano delle vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda il firmware. E queste vulnerabilità non possono, per il motivo che ho detto, essere tutte integralmente affrontate sostituendo questi apparati. Quindi si pone un tema di messa in sicurezza del firmware attraverso la rilevazione delle vulnerabilità, delle difformità e delle caratteristiche di questi diversi firmware che sono dappertutto intorno a noi e che possono presentare dei lati oscuri che apparentemente poco visibili, ma rilevanti. A fronte di questo scenario sull'IoT, sull'industrial IoT, diciamo, confermo quello che anche noi vediamo nel nostro piccolo, e cioè che la strada intrapresa è quella corretta, molto utile, che è quella che consiste nello sviluppo di sinergie di sistema tra il mondo della difesa militare e il mondo dei gestori delle infrastrutture civili attraverso sinergie tecnologiche, attraverso approcci trasversali per utilizzare delle tecnologie che in molti casi sono inerentemente duali, quindi possono essere sviluppate in ambito militare e poi declinate in modo diverso in ambito civile, ovvero sinergie che si possono realizzare sulla ricerca tra i sistemi paese, penso all'Italia, e i sistemi europei. Ci sono diversi
programmi strutturati che valorizzano le realtà che fanno ricerca e sviluppo e innovazione nei vari paesi. E infine, la terza e ultima, secondo me, area di sinergia su cui siamo ben incamminati riguarda la collaborazione pubblico-privati che passa attraverso la declinazione, per esempio, delle regole sviluppate dall'agenzia affinché poi vengano prese in carico dai privati che supportano questa trasformazione digitale. Ecco, direi che sul fronte del specifico dell'Industrial Internet of Things, rispetto alla cyber security di cui abbiamo parlato stamattina, c'è un tema di tempo di trasformazione e ci sono degli strumenti per ovviare a questa specificità che di sicuro ci accompagnerà per i prossimi 5 anni. Sono stato meno che nei tempi, quindi grazie. La ringrazio, grazie a Claudio Contini.